Uccide la moglie e il figlio con il fucile da caccia e poi si suicida. È accaduto a Teano, all'interno di un'azienda agricola sulla statale Casilina. Tentato furto in un negozio di abbigliamento di via Napoli di Benevento, identificato ed arrestato un autore. Anniversario della Guardia di Finanza in Campania, scoperti 852 evasori totali. Formazione dei giornalisti della Campania, tappa a Benevento, tema come sempre attuale, la corruzione. Oli Color, lancio di polvere colorata in piazza d'Alife. I partecipanti, grandi e piccini, ne hanno viste di tutti i colori. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli. Un imprenditore di 72 anni ha ucciso la moglie di 63 e il figlio di 44 anni con un fucile da caccia, poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso. È accaduto nel Casertano, all'interno di un'azienda agricola sulla statale Casilina. I cadaveri sono stati scoperti dai carabinieri intervenuti su segnalazione di un cittadino romeno che si trovava vicino al casolare. Il servizio. C'è forse una lite tra padre e figlio alla base della tragedia avvenuta giovedì sera in un'azienda agricola della tranquilla località di campagna di Taverna Zarone, frazione di Teano, dove il 72enne imprenditore Franco Fioretti ha ucciso con un fucile da caccia regolarmente detenuto il figlio Felice di 44 anni e la moglie Angela di 63. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. La coppia aveva un'altra figlia che però risiede in Emilia Romagna, mentre il fratello di Fioretti, che era in vacanza ad Ischia, ha un grosso vivaio sempre nella stessa zona. Nel bar della piccola frazione di Taverna Zarone, attraversata dalla statale Casilina, si parla solo di Franco e del suo gesto. Nessuno riesce a darsi una spiegazione, anche se tutti sono concordi sulla circostanza che la moglie di Fioretti non piacesse la campagna, per cui era quantomeno strano che si trovasse proprio lì. Qualcuno riferisce di aver udito delle urla, probabilmente papà e figlio stavano litigando, poi sono partiti gli spari. Nell'azienda agricola del 72enne, subito dopo il nastro isolante apposto dai carabinieri della stazione di Teano, i primi ad essere intervenuti, si notano le macchie di sangue sul terreno davanti al casolare e vicino alle piante di ciliegie pronte ad essere colte. I carabinieri hanno trovato in sequenza prima il corpo del 44enne Felice colpito all'addome, qualche metro più avanti quello del padre e sulla sinistra verso le piante il cadavere della moglie, che forse ha cercato di intervenire quando il marito ha sparato al figlio dopo la lite. 6 provvedimenti cautelari, tra cui l'obbligo di firma per Anna Maria Scarinzi, moglie dell'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, sono stati emessi a carico di altrettante persone coinvolte nell'inchiesta su AIAS Noi con loro, le due Onlus che ad Avellino si occupano dell'assistenza ai pazienti spastici e con disturbi dello spettro autistico. Le misure firmate dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della locale procura riguardano Gerardo Bilotta, ex presidente AIAS, e Massimo Prezioso, titolare di una società informatica, entrambi agli arresti domiciliari. L'obbligo di firma con presentazione giornaliera all'APG scatta invece per Anna Maria Scarinzi, presidente di Noi con loro, Anna Maria Prezioso, Marco Prezioso e Carmine Prezioso, titolari questi ultimi di società beneficiarie di bonifici bancari da parte dell'AIAS, che secondo la procura sarebbero incompatibili con le attività svolte dalle stesse attività. Le misure cautelari fanno seguito al sequestro preventivo per oltre 1.600.000 euro distratti dal 2013 al 2017 dai fondi ottenuti dalla Regione Campania e dall'ASL di Avellino per la cura e la riabilitazione di pazienti con handicap. Tentato furto in un negozio di abbigliamento di via Napoli a Benevento, identificato ed arrestato l'autore. Sono entrati in azione in pieno pomeriggio e accaduto di giovedì in via Napoli, a Rione Libertà di Benevento. Due stranieri, intorno alle 18, hanno preso di mira la vetrina di un negozio di abbigliamento. Hanno prima provato a sfondare una vetrina esterna e poi sono entrati per farsi consegnare dai proprietari la merce e i soldi. Una volta dentro, i balordi si sono trovati di fronte alcune persone ed un'anziana che è stata malmenata e scaraventata a terra. A quel punto però hanno deciso di scappare. Durante la fuga uno dei due, un ventenne di origine marocchina, è stato bloccato dagli agenti della squadra volanti della questura del capoluogo, mentre l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. Al momento sono in corso le indagini per risalire all'identità dell'uomo. Al vaglio delle forze dell'ordine ci sono le immagini della videosorveglianza della zona. In via Napoli sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso l'anziana che nella caduta ha riportato una ferita al volto.
La polizia stradale di Caserta ha sequestrato numerose auto di alta gamma, denunciando l'autorità giudiziaria, un imprenditore dell'Alto Casertano, per i reati di ricettazione e riciclaggio. Le indagini sono partite in seguito ad un accurato controllo di un'auto risultata di provenienza illecita, venduta ad un ignaro acquirente di Piedimonte Matese. Così è emerso un vasto giro di auto rubate che venivano immesse sul mercato italiano attraverso modalità ritenute raffinate dagli inquirenti. Celebrato l'anniversario della Guardia di Finanza, un'occasione per tirare le somme dell'impegno quotidiano delle Fiamme Gialle, uno su tutti, in Campania sono stati scoperti 852 evasori totali. Sentiamo. Nel 2017 e nei primi mesi del 2018, gli uomini della Guardia di Finanza dei reparti del Comando Interregionale d'Italia Meridionale hanno sequestrato oltre 1 miliardo di euro di beni alle mafie. Il dato è stato reso noto in occasione della celebrazione dell'anniversario numero 244 della Fondazione delle Fiamme Gialle. Per quanto riguarda la Campania, il Comando Regionale guidato dal generale di divisione Fabrizio Carrarini nel contrasto all'evasione ha scoperto oltre 100 grandi evasori, confiscando 35 milioni di euro. Sono stati individuati 852 evasori totali del tutto sconosciuti al fisco. Nel comparto del gioco e delle scommesse sono stati sequestrati 401 apparecchi automatici. Sul fronte della lotta alla corruzione e agli sprechi, gli uomini della Guardia di Finanza della Campania hanno eseguito sequestri per circa 34 milioni di euro nel comparto della spesa pubblica, di cui oltre 1,3 milioni nel settore degli appalti e del contrasto alla corruzione. Risultati anche sul fronte della lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy, con il sequestro di oltre 36 milioni di articoli falsi. E in vista ormai del pieno della stagione estiva, le Fiamme Gialle del reparto operativo aeronavale di Napoli garantiranno la loro costante presenza a favore dei villeggianti e delle imprese che operano lungo le coste. Saranno anche potenziate le attività connesse all'esercizio delle funzioni di controllo doganale. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari. Il questore Giuseppe Bellassai ha ricevuto la visita di cortesia del console della Repubblica di Tunisia a Napoli, la signora Beya Ben Abdelbaki. La visita, che rientra nell'ambito degli incontri presso le istituzioni campane, ha consentito un utile e proficuo scambio di conoscenze e di notizie, in particolare connesso alle problematiche di comune interesse. Nel corso dell'incontro è stata affrontata la tematica del fenomeno dell'immigrazione in un clima di cordialità che ha sempre contraddistinto i rapporti tra il consolato tunisino e la questura di Benevento. Definitivo smantellamento dei campi Rom. La proposta di legge approda in Consiglio regionale. Il servizio. Una proposta di legge per il superamento dei campi nomadi, tesa a creare per le popolazioni Rom, Sinti e camminanti della Campania abitazioni che tutelino tradizioni e culture proprie di questi popoli, riconosciuti dall'Unione Europea nelle loro specificità. Questa è l'intenzione, così come raccontata dai presidenti delle commissioni del Consiglio regionale della Campania, Terra dei Fuochi e Anticamorra, Giampiero Zinzi e Carmine Mocerino, durante una conferenza stampa nella quale i giornalisti non hanno risparmiato domande circa i punti della legge che apparivano controversi, anche a seguito delle dichiarazioni riportate dal ministro Salvini circa un ipotetico censimento non possibile su base etnica, in quanto vietato dalla Costituzione. Ascoltiamo i due proponenti. Una legge che si basa su tre cardini: la sicurezza, la legalità e il recupero delle aree, per cui riteniamo che l'alternativa ai campi Rom possa esistere. Non è una legge in alcun modo contro le etnie Rom, ma è contro il degrado che si riscontra quotidianamente nei campi Rom. Per cui siamo fiduciosi affinché il Consiglio regionale possa impegnarsi chiaramente nel perfezionare questa proposta, che è il principio di una legge che dovrebbe determinare e dovrà determinare una svolta, a mio avviso, necessaria. Una proposta di legge che, come abbiamo detto, ha una doppia anima, si muove lungo un doppio binario, interventista sì da un lato, ma assolutamente solidaristico dall'altro. Il superamento dei campi Rom significa soprattutto superare l'insalubrità che insita in questi campi Rom. Pensiamo alle difficoltà che vivono i bambini in questi campi Rom. È soprattutto un primo passo verso l'integrazione e quindi la riconquista di una dignità di un popolo che al momento non ha. L'integrazione che può avvenire anche attraverso
nuove formule abitative, che non vuol dire l'assegnazione di alloggi di edilizia economica popolare, ma attraverso l'impegno degli stessi rom il recupero di edifici abbandonati o dismessi. E qui tengo a sottolineare il ruolo fondamentale che può giocare la Chiesa, perché potrebbe orientare anche gli edifici di culto sconsacrati attraverso chiaramente la sottoscrizione di protocolli d'intesa, di convenzioni con le varie curie vescovili. Formazione dei giornalisti della Campania, tappa a Benevento, tema come sempre attuale, la corruzione, il servizio. Nella pulizia della propria anima, della pulizia della città, della pulizia della società, perché non ci sia quella spuzza della corruzione. La corruzione spuzza, l'ormai famoso monito lanciato da Papa Francesco durante la sua visita a Napoli nel 2015, ha dato il titolo al tema del corso di formazione dei giornalisti della Campania che si è tenuto venerdì 22 giugno presso l'Auditorium San Vittorino di Benevento. Dopo i consueti saluti del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, che ha sottolineato il ruolo fondamentale dell'informazione per un tema purtroppo sempre attuale nel nostro paese, quello appunto della corruzione, è seguito un interessante intervento del procuratore aggiunto presso il Tribunale di Benevento, Giovanni Conzo, che ha messo in evidenza la necessità di organizzare un vero e proprio sistema premiante per tutti coloro i quali denunciano i fenomeni corruttivi. Sono poi intervenuti Don Tonino Palmese, vicario episcopale di Napoli per il settore carità e giustizia e presidente della Fondazione Polis, Luca Signorini, scrittore e musicista, Elena Scarici, vicepresidente dell'Unione Cattolica Stampa Italiana. Il tema della corruzione e il ruolo fondamentale dei giornalisti. Sì, io innanzitutto voglio ringraziare appunto Benevento, la sua stampa sannita, tutti i colleghi del Sannio che stanno dando una mano enorme, oggi assieme alla stampa cattolica. Su un tema importante partiamo dalla frase del Papa a Scampia, la corruzione spuzza. E su questo abbiamo sviluppato, sappiamo che su questo tema, Cantone ha scritto un libro titolando proprio così, su questo tema abbiamo sviluppato, affrontandolo appunto dal punto di vista dei magistrati, col procuratore Conso che è qui, e dal punto di vista dei giornalisti, perché poi diciamo, questo è un tema ancora attualissimo. Sappiamo che in Italia c'è un'autorità di anticorruzione diciamo, molto forte, che è stata rafforzata con Cantone, eppure il tema ricorre. Devo dire che il procuratore Conso stamattina ha spiegato molto bene quali sono poi tutte le difficoltà da parte della magistratura, da parte delle forze, da parte della società civile. Qual è il problema che lui ha evidenziato fondamentalmente? È quello che la gente non denuncia, denuncia poco, pochissimo, ecco. E questo complica un po' tutto il lavoro. Nei reati di mafia, se un soggetto, uno dei quattro soggetti della cupola di cui ho parlato prima, inizia a collaborare con la giustizia, è previsto un meccanismo premiale. Chi collabora con la giustizia ha diritto a uno sconto di pena, ha diritto a avere il beneficio della detenzione domiciliare, ha diritto a avere andare in località protetta. Allora anche per i reati di pubblica amministrazione, se un soggetto, il corruttore, decide di collaborare con la giustizia, deve essere stimolato, deve avere una convenienza economica. Qua parliamo di soggetti che sono imprenditori. L'imprenditore fa sempre un calcolo. Faccio torto se mi conviene, non faccio torto se non mi conviene. Non ritiene che dal periodo di Mani Pulite la corruzione in Italia sia paradossalmente quasi aumentata? Ma guardi, il problema è che la corruzione è sistemica, laddove ci sono risorse pubbliche da depredare. Bisogna fare indagini, però bisogna anche premiare coloro che non si fanno corrompere e coloro che non corrompono, crea albi, società che non accettano di scendere a patti con purtroppo la collusione e con la pubblica amministrazione, e far sì che quelle società, quelle imprese pulite possano lavorare e possano imporsi sul mercato, perché altrimenti poi rischiamo invece di premiare coloro che da anni corrompono e che purtroppo sono passati ai onori della cronaca giudiziaria. Dal tuo punto di vista, da professionista del giornalismo, da tanti anni ha seguito tanta cronaca, secondo te non c'è stata paradossalmente dal 92, da Mani Pulite, un aumento quasi della corruzione in Italia? Sì, diciamo che sono cambiati un po' i meccanismi. Lì non a caso fu definita Tangentopoli e furono proprio i giornalisti poi a coniare questo termine, no, questo neologismo. Diciamo che da quel punto di vista sono state inventate o quantomeno rafforzate, robustite altre forme di tangenti. Per esempio certe consulenze altro non sono che le vecchie tangenti.
E quindi la corruzione si è modellata in un modo diverso, non più tanto attraverso le tangenti che ci sono, che continuano, ma attraverso altre forme. Non dimentichiamo poi che in questi decenni abbiamo avuto un'espansione fortissima delle mafie nel centro e nord Italia. Questo lo stiamo pagando anche come giornalisti, perché sono giornalisti purtroppo minacciati non solo più nelle nostre regioni come Campania, Calabria, Sicilia, ma anche nelle regioni del nord. Se un'impresa non è mai stata la mica di indagini, si è comportata bene, non ha mai pagato il pizzo, non ha mai pagato la mazzetta, perché lo Stato, quando va a fare una gara pubblica, non sceglie quella impresa o non crea un albo finalizzato a favorire quelle imprese? Lei ritiene che il ruolo dell'ANAC sia sufficiente, sia importante anche in merito alle recenti polemiche con i vertici del governo che appunto hanno puntualizzato questa funzione che probabilmente andrebbe revisionata? Ritengo che l'ANAC abbia un ruolo importante di verifica e molto fondamentale anche di segnalazione all'autorità giudiziaria di fenomeni corruttivi, però ripeto, secondo me dovrebbero funzionare tutte le autorità di controllo amministrative. Non è possibile che l'autorità giudiziaria sia sempre chiamata a verificare l'esistenza di condotte antigiuridiche, ma se no dovrebbero funzionare quei enti intermedi di controllo e di verifica sull'attività amministrativa, che sono enti a volte interni e sono anche enti esterni. Se non funzionano quelli, chiaramente la magistratura deve intervenire, ma il salto di qualità in un paese civile è il funzionamento dei controlli in sede amministrativa sull'attività amministrativa illecita. Sei ottimista? Allora, dopo aver ascoltato un magistrato come Conso e come altri magistrati nei giorni scorsi, ai nostri corsi sono intervenuti Federico Caffiero De Rao, Franco Roberti, uno resta ottimista perché abbiamo un'ottima magistratura, abbiamo le forze dell'ordine straordinarie, abbiamo una stampa che il suo dovere lo fa. Al via a Salerno il Marina d'Arechi Port Village, il porto salernitano di via Land è pronto a diventare un vero e proprio villaggio. Le immagini. Comincia oggi l'estate al Marina d'Arechi Port Village, un'estate tutta da vivere quella che sta per iniziare. Il nuovo porto turistico salernitano di via Allende è pronto a diventare un vero e proprio villaggio dove musica, animazione per i piccoli, divertimento, sport e buon cibo saranno gli ingredienti fondamentali per trascorrere in spensieratezza i fine settimana della stagione calda che bussa alle porte. Decisamente ricco il calendario di eventi con l'obiettivo di dare sempre più valore al tempo libero dei diportisti che affollano i pontili dell'infrastruttura. Si parte questa sera dalle 19 alle 20 lungo la banchina di riva, primo appuntamento con il fitness del Summer Fit 2018 di Marina d'Arechi, con una lezione di Pilates dell'istruttrice Valentina Iemma. Dopo la forma fisica ci sarà spazio per la buona musica e il buon cibo, con una cena spettacolo accompagnata dalle note della Delta Blues Band, storica formazione salernitana. Attenzione anche ai bambini, domani pomeriggio infatti dalle 18 alle 20 taglio del nastro anche per il villaggio dei piccoli con tanti giochi dinamici e animazione per i bambini. Il Summer Fit 2018 a Marina d'Arechi continuerà poi per altri 4 venerdì. Siamo alla pagina sportiva, finisce così quindi l'avventura in prestito del 23enne di scuola Atalanta, adesso davanti ad un bivio o permanenza a Napoli o cessione a titolo definitivo. Quanto alla prima ipotesi, bisognerà aspettare il ritiro e le conseguenti valutazioni operate da Carlo Ancelotti, inserire Grassi come contropartita di qualche possibile affare con il sogno mai dimenticato Federico Chiesa in cima alla lista dei desideri. Benevento al lavoro per allestire la rosa chiamata ad affrontare il campionato di Serie B proprio in queste ore. Il DS Foggia ha chiuso l'accordo con la Juventus per il centrocampista Tello, che arriverà nel Sannio a titolo definitivo con un contratto triennale. È il secondo acquisto in casa Benevento dopo quello di Tuia, svincolato dalla Salernitana, ma c'è un'altra trattativa che potrebbe andare a buon fine, quella di Nocerino. Anche lui un rinforzo per il centrocampo. Il calciatore è una vecchia conoscenza del DS Foggia e soprattutto non ha legami con altre società. Oli Color, lancio di polvere colorata in piazza ad Alife, i partecipanti grandi e piccini ne hanno viste di tutti i colori. Sentiamo. La festa ha avuto come protagonista il colore, mentre il pubblico ha assunto un ruolo fondamentale lanciando e divertendosi con la polvere colorata distribuita dallo staff. L'Oli Color in piazza 29 ottobre è stata una festa per tutti, grandi, giovani e bambini. Uno degli eventi più innovativi e divertenti degli ultimi anni. Ha divertito ancora una volta quanti sono giunti ad Alife per l'occasione.
La festa dell'Olicolor, già organizzata dai ragazzi del forum lo scorso anno, si ispira ad un'antica festa indiana che ogni anno viene celebrata con il lancio rivolto al cielo di una miriade di colori. Lancio scandito da un conto alla rovescia, in grado di portare il divertimento collettivo alla giusta dimensione e alla giusta temperatura. Siccome c'è l'ordinazione di due sacerdoti della nostra parrocchia, il vescovo ci ha contattati per movimentare i giovani durante questo evento e noi abbiamo deciso di organizzare tutti i pomeriggi dei giochi per bambini che si tengono presso Piazza Vescovado e domenica sera prima, poi causa maltempo è stato rinviato ad oggi, l'Olicolor, che appunto è la festa dei colori. 5, 4, 3! Un pomeriggio vissuto con allegria, energia e divertimento, un evento per dare colore ad una vita spesso spenta, un momento di socialità e di condivisione inserito nella missione cittadina dal titolo Perché la vostra gioia sia piena, animata dai missionari del preziosissimo sangue presente da Lipe dal 17 al 24 giugno. Sono 18 i missionari che anche in queste ore si stanno muovendo per le strade e dedicando a momenti di spiritualità e di festa. Coinvolgere molta gente ad Alife per portare più ragazzi possibile nella vita quotidiana del paese, far conoscere le zone di questo paese. Poi c'è anche questo evento missionario in paese che è arrivato qui, dei ragazzi del Lazio che stanno portando molta gioia all'interno della nostra città. Ed era questo l'ultimo servizio, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e come sempre con il resto della nostra programmazione. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Ritrovati a un nuovo aggiornamento. Previsioni per sabato 23 giugno. Qualche fenomeno sulle regioni meridionali e inoltre sui settori alpini, ma la tendenza sarà per un generale miglioramento. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo nuvoloso e con qualche addensamento. Possibili soltanto isolati temporali sulle Alpi piemontesi. Al centro isolati temporali pomeridiani sul Lazio, mentre sul resto dei settori sarà soleggiato ovunque, con cielo sereno o al più con poche nubi sparse. Fenomeni in cessazione entro la nottata. Al sud rovesci sparsi su Calabria e Puglia e fin verso il Salernitano. Tanto sole invece altrove, migliorerà entro la nottata con fenomeni in lieve attenuazione. I venti saranno deboli o localmente moderati da direzioni variabili su tutti i bacini. Concludiamo infine con le temperature che saranno in lieve ripresa. Le minime infatti saranno comprese tra 13 e 21 gradi su tutto il nostro paese. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo fino a 25 gradi al nord, fino a 26 gradi al centro e punte di 32 gradi al sud.